Sei sicuro che dobbiamo aprirlo? Sì, è giunto il momento. Vieni dall'altra parte del mondo e sei rovinato. E sono buttato tutti i soldi. È giunto il momento di scoprirlo. Vai, dai. Vai. Sei pronto? Vai. Bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga, lui è Dalm e oggi, proprio oggi, parliamo del pacco di Dalm. No, quello. Ah, okay. Scherzo. Ovviamente parliamo di un pacco che mi è arrivato poco tempo fa e avevo desiderio di mostrarvelo in un video dedicato per fare anche qualche chiacchiera riguardo questo tipo di acquisti. Sto parlando di un acquisto fatto su un sito particolare oltreoceano. YouPorn. No. del sito ufficiale di J. Scott Campbell. J. Scott Campbell è? È un disegnatore della Marvel, da cui anche sono state tratte delle bellissime statue della SciShow che il buon Dalm ha in collezione. Esatto, nello specifico lo Spider-Man e la Mary Jane della linea Campbell della SciShow, delle Comiquette 1A5 e 1A5 che sono bellissime. Qua vi metterò una foto chiaramente della mia teca, dove le tengo conservate gelosamente, ma sono curioso perché questo acquisto non è a caso, quindi Gino scelgo te. Vai, a te l'onore. A me l'onore. Madonna, non troppo. Tagli la telecamera. Okay. Comunque, dai, sparate un po' di commenti adesso, così vediamo chi ha indovinato, anche se non possiamo vederla in diretta perché non è una live. Allora, io non so come... Ecco. Intanto parla del packaging. Allora, il packaging è essenziale. Questa brown box. È essenziale e dentro non si vede assolutamente niente. E contate che è arrivato dall'altra parte, cioè del... Da Denver, nello specifico. Ok. Una matriosca. Mostra anche questa. Sì, dentro c'è... È così quando si apre. E qua c'è un altro lembo, ma sì che andrò... Non tagliare sotto. Mamma mia. L'ansia. Allora, qua ci mettono intanto l'ordine, sì. Quantità, ok. 15.000, fatto così. Allora, è mega imbustato perfetto. Che, mostra anche questo perché è una figata, perché noi magari non siamo neanche abituati a vedere super imbustato perfetto, cioè non si scolla neanche dopo morto col pluriball, quindi... Questo fa capire anche la cura comunque che hanno messo nel preparare questi pacchi, perché... Il 99%, anzi senza il 99, al 100% queste cose vanno dei collezionisti. Esatto. Quindi vogliono le cose non perfette di più, come il buon Dalm. Esatto. Ovviamente. Allora, sono anche imbustati. Con le palline scoppiettanti, come dico io. Mamma mia, aspetta che... Che belli. Mamma mia! Ah, ok. Sì, sono messi... Sono incollati. Sono... Non riesco a capire come abbiano fatto... Ok. Bello. Allora, c'è anche il certificato. Sì. Una roba seria. Vabbè, poi userò una mia delle mie buste a casa. Sì, ovvio, ti conviene romperla. Anzi, te ne do io una dopo. Perfetto. Qua in negozio. Ok. Vediamo se riesco a... Qua hanno usato lo scotch come se non ci fosse un domani. Voi avete capito, dai, ormai cosa ha preso. Esatto. E sono imbustati singolarmente anche dentro alla busta generale. Allora, sono due fumetti che non vi mostreremo perché non si tolgono dalle buste. Oh, sono incollati. Ecco fatto. Okay. Modalità Hulk. Sono due fumetti che ritraggono Spider-Man e Mary Jane nelle statue che io ho a casa. Quindi... Ma la cosa, il plus è che sono autografati a mano da Campbell. Faccio vedere. Guarda, e dietro. E dietro abbiamo anche il certificato di autenticità. E anche col numero, hai visto che c'è scritto 14A, 14B? Sì, perché è la copertina e queste sono le cover A e B. E ce n'erano anche altre due, perché c'erano la Gwen Stacy e la Gatta Nera, che sono le altre due statue che io non possiedo. Però si poteva fare anche il set completo. C'era la possibilità di acquistarle senza o con autografo. Ovviamente cambiavano le tirature, perché quelli autografati erano o 1500, sì, 1500 per ogni fumetto, mentre quelle non autografate erano 3000, quindi ho avuto anche il culo di riuscire a prendere le due autografate. Ma che belle, comunque, veramente bellissime. Queste sarebbero da rimandare in America
e far gradare, sì, e farsele, esatto, rimandare qua con il grade. Allora, sono... hai il numero 726 di Mary Jane e la numero 725 di Spider-Man. Ah, beh, uno dopo l'altro. Mi piace il signet dorato, quindi la firma dorata. Se non ci credete, vi faccio vedere anche nelle stories di Campbell. Ha messo lui proprio che ci sono delle foto di lui che sta, sì, autografando. Come si fa a non crederci? C'è perfino il... il simbolino con il certificato di autentificazione. Esatto. Quindi bellissime, no? Veramente un acquistone per i collezionisti amanti di queste cose qua. È da orgasmo una roba del genere. A livello di packaging e di conservazione, per quanto riguarda la spedizione, hanno usato sia un cartoncino per tenere l'albo perfettamente dritto, e la busta è perfetta, sì. Poi sono state messi insieme e dentro ad un'ulteriore busta ricoperta di pluriball, dentro un cartone inscocciato come la morte. Diciamo che questo, anche se finiva in mare, probabilmente non si sarebbero fatti nulla. No, ma tu dove li metti? Li metti aperti, cioè aperti, comunque chiusi così dietro all'estate, oppure fai un quadretto con allora, questi certificati che si vedono? Io credo che toglierò, anche se diventerò matto. Io non lo toglierei neanche. Io lascerei tutto dentro, anche se poi il certificato non si vedrà. Però tu sai che c'è. So che c'è. E lì a casa ho ancora dei quadretti presi all'IKEA che ho utilizzato per incorniciare alcuni dei fumetti più cari che ho. Penso che li metterò dentro lì. E non so se li appenderò, ma li metterò dietro alle statue. Mm-hmm. Quindi per fare un po' di ambient all'interno. Magari quando andrai a vivere con la tua dolce metà, farete una sorta di museo, un po' come ho fatto io con il signor di Anelli. Esatto, esatto, esatto. Comunque sono bellissimi. Non ho speso quello che avrei pensato, nel senso che sono rimasto sotto i 100 euro. Sono molto contento, ben al di sotto di 100 euro, perché c'era anche un codice sconto che all'epoca era Spidey 14, mi pare, che mi ha fatto risparmiare quei 20 euro. E quindi, compresi di spese di spedizione, non ho speso assolutamente nulla. Ah, e sono veramente bellissimo pezzo da collezione. Ovviamente, come funziona questo sito? Tanto vi invito ad andare a vederlo se volete vedere. Ci sono metti un sacco sotto di la scritta. Sì, metto sotto la scritta, dovrebbe essere J. Scott Campbell Store, una cosa del genere. E lì lui pubblica un sacco di variant riguardo a dei numeri che stanno uscendo in America. Questo era appunto Spider-Man, il numero 14 della nuova serie. E adesso, ad esempio, in occasione di un Comic Con, non so, non il Comic Con ufficiale, ma di un altro Comic Con, ha disegnato delle variant di Captain Marvel, che sono una più bella di quell'altra. E per poterli acquistare bisogna joinarsi, unirsi in una waiting list. Vi arriva poi una mail che vi dice: ok, tocca a te, scegli quello che vuoi comprare e finalizza è stato anche shop. Un genio del marketing, comunque. Sì, assolutamente. Anche perché adesso sfattiamo un po' un mito: non è che i disegnatori e gli scrittori della Marvel prendono miliardi come gli attori, Quindi, secondo me, fare queste cose, vendere le loro firme praticamente, sì, è anche oltre figo per i collezionisti. Non far così, mi viene l'ansia se cadono. Sono perfettamente... Non tocco neanche il tavolo. E i collezionisti, eccetera, ma anche per finanziarsi, perché è essenziale riuscire ad arrivare a fine mese. Esatto. Perché magari sei un disegnatore Disney, che sei sbalottolato... Sì, Disney. Beh, in realtà Disney non è sbagliato. Sì, è giusto. Marvel, perché sei sbalottolato di qua e di là in tutta l'America, e milioni di ore di volo, comico, eccetera. E deve tornarti qualcosa in tasca. Esatto. Diciamo che sono pochi gli artisti come Campbell che hanno aperto un sito dove vendere le proprie opere. Ci sono artisti come ad esempio Deodato Junior che praticamente lui nelle varie fiere fa dei disegni su commissione, molto sketch, veloci, però anche lui nelle stories ha messo parecchi video nella sua IGTV dove disegna supereroi che gli vengono chiesti tramite mail e dopo gli Mi ricordo un altro artista che fa sta roba qua, Alex Ross, sì, di cui tanti conoscono Injustice, Marvel, eccetera, e ecco, vedi, svenuti. E lui vende anche addirittura i quadri originali. Costano tantissimo, ma giustamente, perché sono dei pezzi unici e sono delle opere d'arte magnifiche. Ma penso che anche Campbell
faccia ste robe qua, magari in America, magari durante qualche comico. Sì, lui nel suo sito non ha solo fumetti con le cover disegnate da lui, ma ha anche raccolte dei suoi lavori, gli annual, praticamente di ogni anno ha fatto delle raccolte, e in più non solo Marvel, ma anche ha disegnato ad esempio delle cover dedicate a Catwoman, a Batman, anche ispirate al matrimonio di appunto Batman e Catwoman. Insomma, è pieno ed è quasi tutto sold out, quindi bisogna aspettare iscriversi alla sua newsletter per poter vedere quando annuncia nuovi lavori e nuove possibilità di acquistare con questa qualità le sue opere. Quindi io sono veramente contento. Mi è arrivata una settimana fa, ci siamo trovati una settimana dopo a registrare il video. Aveva la brama. Esatto, avevo la brama, che sbavavo ogni volta che vedevo. Aspetta che vado a vedere se si è staccato il video, perché sono quasi convinto che no. Però un taglietto lo faccio. Ragazzi, dopo questo taglio di Dalmo, perché aveva l'ansia che, che il video si fosse interrotto, mi raccomando, condividete il video. Perché se facciamo questi video è solo grazie a voi e al vostro supporto. Se continuate ad iscrivervi al Mondo Virtuale Official Channel, lasciare like, lasciare commenti, ci notano, è la verità, e questa è la verità, è la spudorata verità, conta solo i numeri nell'ambito web, e se noi non siamo supportati dai numeri, prendere queste cose qua ci risulta difficile, andare alle fiere che ci chiedete ci risulta difficile, e dateci una mano, veramente grazie del supporto, state salendo in maniera vertiginosa, speriamo di arrivare a questi 10.000 iscritti, ma credo che con la vostra volontà, perché con la vostra veramente tenacia ci state dando una mano incredibile, quindi grazie ancora ragazzi. Noi per ringraziarvi stiamo appunto, proprio in questi giorni sta finendo il contest per i 5.000 iscritti, ma ne abbiamo in mente altri. È finito la settimana scorsa, però quando abbiamo registrato questo video deve finire. Esatto, sta per finire, mancano pochi minuti. Inception. Viaggi nel tempo. Però quale altro canale vi dà delle dritte dove acquistare questi pezzi da 90 per le vostre collezioni? Quindi iscrivetevi numerosi al Mondo Virtuale Official Channel sia su Facebook che su YouTube. Perché qua sul Mondo Virtuale Official Channel siamo fanatici di supereroi, parliamo di fumetti, serie TV, film, e qualsiasi roba ci venga in mente noi ve la portiamo sul canale, perché siamo gasatissimi e siamo contentissimi di fare sta roba qua. Noi siamo sui social, vi aspettiamo su Facebook, su Telegram, su Instagram con Maga, su Twitch con me, e in più sul nuovo sito del negozio di Maga, www.mondovirtuale.net, dove c'è anche un bellissimo e-shop dove potete anche spendere i vostri soldi. Sì, anche perché stiamo pensando una cosa, o meglio io ci avevo già pensato, avevamo parlato io e Dario tempo fa, ma sarebbe anche carino fare, visto che il nostro logo è molto semplice, fare anche delle magliette eccetera, del merchandising del canale, sì. Anche per sostenere il canale, quindi chiunque compri, che ne so, una maglietta, un adesivo del Mondo Virtuale Official Channel, e supporta attivamente il canale, per noi abbiamo bisogno di microfoni, sì, ce lo dicono tutti, di una videocamera nuova, sì, perché questa fa schifissimo, è una reflex, fa i video più belli del cellulare di Maga, ecco, e non possiamo sempre usare il cellulare per vari motivi di montaggio, e anche abbiamo distrutto il cavalletto abbiamo non so se riuscirò a mettervi una stories che ho registrato tempo fa, ma anche il mio è praticamente distrutto, oltre a quello del dobbiamo stare attenti quali piedini allungare. Quindi ecco, questa è la nostra situazione attuale, e comunque facciamo video per voi. Bene. Noi vi salutiamo, vado a incorniciare questi fumetti. Bene, ricordatevi l'hashtag, io sono virtuale, condividete il video, e grazie sempre ragazzi, ciao.